Fortissima la presenza delle imprese bresciane al Matching di Milano, l'evento promosso dalla Compagnia delle Opere per aiutare le imprese a sviluppare le proprie reti di contatti. Giunto alla settima edizione, il Matching si caratterizza sempre di più come uno strumento necessario per fare rete. Buono il riscontro anche da parte delle aziende bresciane. Un Matching è molto importante perché stiamo trovando aggregazioni, stiamo aprendo dei tavoli di lavoro e abbiamo altre aziende partner che sono venute con l'auspicio di poter partecipare l'anno prossimo anche loro ed entrare a far parte di questa rete di imprese. Fare rete e farla bene non è facile. Il Matching di quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 2.400 aziende con oltre 44.000 incontri da fare con aziende da tutto il mondo. Ilum partecipa ormai al quarto anno, alla quarta edizione di partecipazione al Matching. L'e-matching è una fiera che ci coinvolge con un format innovativo, sostanzialmente basato sul business to business. C'è molto lavoro da programmare in maniera preventiva per essere efficienti con gli appuntamenti, però questo si sta rivelando una buona soluzione. Non una semplice fiera campionaria, ma un vero e proprio strumento mirato all'incontro e allo stimolo di nuove iniziative. Noi della Compagnia delle Opere continuiamo a offrire degli strumenti che possono invece essere concreti, un aiuto concreto sia dal punto di vista morale, perciò di non abbandonarsi a questo pessimismo, ma anche strumenti oggettivi, in questo caso il Matching, ma abbiamo altre iniziative atte a aiutare e sostenere in questo momento particolarmente difficili le imprese. Soddisfatte le 145 imprese bresciane che hanno partecipato all'evento, con Brescia la seconda compagine più numerosa, sintomo che un cambio di cultura imprenditoriale nei confronti delle reti di impresa sta finalmente prendendo piede anche nel nostro territorio. Questa sera qui a Matching abbiamo avuto un'ulteriore testimonianza che questo percorso è virtuoso, importante e dobbiamo ancora di più incrementare, implementare questi lavori, queste iniziative, questi percorsi, perché sono i soli che ci possono aiutare a uscire da questa profondissima crisi.